Pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti? Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. E quando mai ci viene detto di legge in Chiesa? Quale legge? Quali leggi? Leggi naturali che governano noi in quanto spirito e intelligenza. Oggi la scienza, amici, è andata talmente avanti che esistono telecamere in grado di filmare la luce che, che il nostro corpo emette. Io ce li ho questi filmati. Noi siamo luce eterna, intelligente. E ci hanno ridotto a contribuenti, evasori, peccatori. Ma chi? Quelli con la panza grossa e gli attici superlusso con i soldi sottratti agli ospedali dei bambini? Loro ci devono dire accusatori o criminali che si nascondono dietro le istituzioni facendo morire gli imprenditori perché non riescono a pagare le cartelle? Questi sono delinquenti, sono criminali. Allora perché ci deve essere un crimine di omicidio, di induzione in suicidio che la legge non perseguita e invece se lo fai tu da civile la legge ti perseguita? Perché loro fanno parte dell'azienda che ha in mano la nostra vita, cioè di cui noi siamo proprietà. Questo è il discorso, è tutto solo ed unicamente commercio. Solo commercio esiste, dalla religione alla politica, all'economia, ma noi rimaniamo sbigottiti, increduli a queste parole che sono la realtà che sta dietro, la verità che sta dietro la nostra realtà di sofferenza sociale. 50% del capitale, dell'industria, del patrimonio italiano lavorato da noi è stato venduto a quattro spiccioli da questi corrotti che dicono di rappresentarci e invece sono il consiglio dirigente dell'azienda Italia, iscritta alla SEC e dotata di partita IVA. Questa è la verità. Quindi legge, legge naturale, legge che se noi la conoscessimo potremmo rivoltare come un calzino la situazione e manifestare ciò che noi siamo figli di Dio, eterni come Lui. Fino ad ora, bambini, perché ignoranti? No, grazie, non mi interessa. <ride> Quindi. Perché Gesù? Adesso ve lo spiego. Allora, la legge. Chi di voi conosce la parola karma? C'è più del Vangelo. Tacci vostri. Allora. Gesù nel Vangelo parla della reincarnazione e del karma. Sono i due argomenti di cui lui ci batte tanto perché sono il cuore fondante della legge eterna che vita dopo vita, se noi applichiamo la nostra cosciente volontà, ci permette di evolverci. Nel Vangelo non c'è la parola reincarnazione ma se abbaia come un cane, cammina come un cane, scodinzola come un cane, non ho bisogno dello scienziato del prete che mi dice, oh guarda Caria che quello è un cane, lo vedo da me. Quindi, per coloro che conoscono il karma, la profezia è l'anticipazione del futuro basato sulle cause determinate dalle nostre azioni, causa Oggi presente, effetto, la profezia. Quindi Gesù viene a confermare la legge, causa, effetto e ciò che accadrà in base al nostro comportamento. Questo viene a confermare il Signore. Viene a confermare le leggi che governano la nostra vita materiale e spirituale perché sono unite. Noi prepariamo oggi quello che è la nostra condizione nell'aldilà. Nell'aldilà ci prepariamo per la nostra condizione di quando torneremo nell'aldicua. Adesso non voglio fare una lezione sul, sul karma e sulla reincarnazione, ci vorrebbe tempo. Ma noi oggi non ricordiamo perché la legge naturale misericordiosa ci deve far incontrare con coloro con i quali dobbiamo fare pace. Gesù di dice fate pace col vostro fratello prima che cali il sole, cioè non vi portate il vostro karma fino alla vita successiva, risolvetelo subito. E quello che Cristo ci spiega che è apparentemente assurdo nel Vangelo è la risoluzione del nostro karma. Porgi l'altra guancia, se qualcuno cerca di rubarti la veste, dagli anche il mantello. Perché se viene il ladro, se uno ti dà uno schiaffo, è perché hai quel karma e quindi accoglilo, fallo passare, non vendicarti, lascia scorrere, perché quando tu avrai pagato la tua croce, portate la vostra croce, cioè il vostro karma, accettatelo, vi purificate e vi evolvete a un livello superiore, guadagnandovi il diritto di entrare nel regno. Quindi Cristo ci fa parole di scienza non credo religiosi, una scienza che a noi è stata sottratta e ci ha reso dei miserabili in mano a una classe di dirigente criminale che ci ammanisce di crimini e di menzogne tutti i santi giorni, spogliandoci, spoliandoci di tutto ciò che è il frutto del nostro secolare lavoro di cittadini. Questa è la verità. Quindi il Vangelo non parla di credo religiosi, viene a descrivere un progetto del quale questi esseri che Flavio ha citato sono partecipi e sono esseri potenti che sono oggi qui nel nostro pianeta ma è necessario uno studio profondo perché se voi, se noi rimaniamo ancorati alle, ai vecchi schemi medievali dell'angioletto con l'arpa e le luce, siamo fregati. L'angelo è un essere evoluto e l'essere evoluto sviluppa una scienza di ordine superiore quindi tecnologie di ordine superiore che sono ben spiegate nel Vangelo e anche nella Bibbia. Ma noi non la conosciamo, eppure il profeta Isaia nel capitolo 60 dice... Chi sono costoro che volano come una nuvola, come colombe che tornano al loro colombaio? Chi volava nell'antichità? Costoro non sono uccelli, passerotti o piccioni, sono esseri umani come noi, figli di Dio, si sono innamorati delle figlie degli uomini e le hanno fecondate. Quindi esseri reali, così come il profeta Enoch dice nel primo libro, secondo Pinkerle. E questi esseri sono qui, eh, aiutavano Gesù. Ma scusate, non è logico, se il figlio di Dio è diventato carne e sangue e quindi un essere tangibile, perché non lo dovrebbero essere gli angeli? E se gli angeli sono esseri più evoluti, perché non, dovrebbe, non dovrebbero essere organizzati in società? È la cosa più ovvia. Infatti l'ha detto ad esempio Papa Giovanni XXIII. Gli angeli sono organizzati in società. Ma le società saranno da qualche parte? O vagano così come il fumo ne, nell'aria? Stanno da qualche parte? Vengono da qualche parte? San Paolo dice, praticate l'ospitalità perché potreste ospitare un angelo e non rendervene conto. Allora l'angelo non ha le ali, è un essere umano come noi, se si mette in giacca e cravatta, così come sono io, non lo riconosciamo. Perché è uguale a noi. Cos'è l'ala? Quella che c'hanno i piloti, il simbolo del volo? Perché vengono da un altro posto, vengono in volo. Quindi, siccome l'angelo e l'umano sono uguali, come fa l'artista? All'angelo gli mette le ali perché è venuto volando. Ma non, non mi consta che ci siano musei con piume d'angelo. Dell'Antico Testamento o di Aura Mazda o, o che ne so, delle, che le, aveva la collezione il sacerdote Zarathustra. Non ci sono le piume di Angelo, ma siccome noi della religione non ce ne può fregare di meno, ecco quindi che abbiamo la testa piena di questi concetti, ma di fatto sono concetti puerili. Sono concetti puerili. Quindi Cristo viene a parlare di fatti sociali e storici che sarebbero accaduti secondo il dare e l'avere della scelta dei popoli, formati da singolo. La massa non esiste, amici, perché ciascuno di voi sullo stesso tema avrà sicuramente sfumature diverse. Se la massa è uniformità, non ci può essere uniformità in esseri creativi e intelligenti, ciascuno ha la sua idea. Invece ci uniformano. Perché noi siamo il gregge e il gregge ubbidisce al pastore, non ha creatività, non sa dove andare, deve essere diretto, è tutta manipolazione. Quindi Gesù parla di cose che accadranno secondo le nostre scelte all'interno di un progetto che ci sovrasta, perché questo progetto è interpretato da esseri che hanno molto più potere di noi, anche delle bombe nucleari che abbiamo a migliaia stivate nei nostri arsenali, Russia, Cina, Stati Uniti, eccetera. Esseri che hanno un potere, quindi c'è un ritorno. La profezia fondante, cardine del cristianesimo è la seconda venuta di Gesù Cristo con le sue legioni di angeli, ha detto Flavio, citando me stesso, ma io cito lui, così ci rendiamo il favore. <ride> Quando ammonisce Pietro, Gesù gli dice, Pietro, rimetti la spada nel fodero. Non sai tu che se io voglio chiedo al Padre mio e mi dà più di dodici legioni di angeli. Più di dodici legioni di angeli sono migliaia di esseri tecnologicamente avanzati. Quindi questo Gesù che tornerà con queste legioni è un fatto storico, non è religioso. È un fatto storico e per chi come noi studia i segni che Cristo ha spiegato del suo ritorno ci siamo dentro fino al collo. Il Signore sta per tornare per tutti, è un fatto storico, è un fatto sociale, ci riguarda tutti, ci piaccia o meno, credenti o miscredenti.